Questa settimana a soli 49 centesimi al chilo, patate locali bianche, rosse e gialle, l'orto del Casale, freschezza e bontà a chilometro zero. Ti aspettiamo nei mercati di Rivanazzano Terme, Viguzzolo, Casal Noceto e Volpedo. Oltre 2600 migranti per i quali la prefettura di Pavia sta predisponendo l'accoglienza da aprile a fine anno in 188 comuni della provincia di Pavia. Il bando di gara è volto alla conclusione di un accordo quadro con più soggetti operanti in provincia di Pavia, i quali dovranno assicurare i servizi di accoglienza e la gestione dei servizi connessi per i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, e scadrà il prossimo 26 febbraio. Ma i cittadini saranno favorevoli o contrari a tutto questo? Andiamo a scoprirlo. Contraria. Come mai? No, anche perché io abito in un piccolo paese, so che anche lì adesso vorranno portare questi extracomunitari. Io non ho niente, perché non sono razzista e tutto quanto, però non abbiamo spazio per noi, non abbiamo lavoro per noi e tutto quanto, e far venire in casa nostra gente che non conosciamo, secondo me non è bello, soprattutto io che ho due bimbi e anche, cioè, proprio nella realtà dei figli, un domani che crescono, vedere questa gente qua che comunque non sappiamo niente di loro, poi dopo l'avvenimento che è appena successo questi giorni, insomma, mi spaventa. Posso chiederti dove abiti? A Torrazza Coste. Ok, sai come hanno reagito gli altri cittadini di fronte a questa notizia? Molto incazzati. Super che favorevole. Come mai? Perché sono d'accordo. Questa gente vengono i migranti qui, vengono via dai loro paesi sia per la fame sia per la guerra, c'è una ragione. Se parlano francese certi e altri inglese, c'è una ragione, vuol dire che sono stati colonizzati. Lei quindi non è come molti che hanno paura, che sono terrorizzati addirittura? No, io già mi battevo per le mie idee già da tanto tempo. Per niente terrorizzato. Mi dispiace un po' essere italiano, sinceramente. E le dispiace essere italiano? Perché la maggioranza sono invece contrari. Razzisti, no, lo vivo in ospedale, sulla mia pelle, mia moglie cubana, se vuoi, tante altre cose. Nel senso che li vedo lì tutti i giorni, che vengono. Il razzismo so che c'è, perché viene ripetuto. Bombardiamo i balconi, non facciamoli venire qua, corriamoli là. Non puoi farlo, li tortura là, è vero, è verità, li vedi, eh. Però rimandare indietro non di sicuro, perché là ci lascia la pelle. Ha venuto tutti i negri qua che comandano l'Italia, e noi mandate 500 rotti milioni di italiani a lavorare all'estero, loro vengono qua, gli pagano casa, davanti al Bolivar su, è un scandalo pubblico. L'altro giorno via Dominzona, sai te, c'è il Bolivar, una signora è andata là per la spesa e ha uscito uno col cappello là. La moneta, signora, non ce l'ho. Lo sai chi ha sputato in bacio e gli ha detto sei razzista? Se mettono là davanti un marocchino, va pure i figli delle volte, guadagna 60-70 euro al giorno, gira in Mercedes e andare alla casa comunale, e gli italiani dormono dentro la macchina. Chiaro. Trovo giusto quello.